Quasi 13.000 pagine in 5 lingue differenti, oltre 3.000 immagini e numerosi contenuti multimediali sono alcune delle cifre che caratterizzano il nuovo sito internet dei Musei Vaticani, presentato ai giornalisti lo scorso 23 gennaio dal direttore Barbara Iatta, dal segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Monsignor Fernando Vergez, e dal prefetto della Segreteria per la Comunicazione, Monsignor Dario Edoardo Viganò. Presente anche la responsabile dell'ufficio multimedia e sito web dei Musei Vaticani, Rosangela Mancusi. Il nuovo portale è completamente rivoluzionario dal punto di vista del design rispetto al vecchio sito e si presenta semplice e intuitivo, ma al tempo stesso elegante e composito. Vorrei ricordare le parole di Papa Francesco: i musei siano aperti a tutti. Se il Papa ha dei musei, è proprio per questo. Perché l'arte può essere un veicolo straordinario per raccontare agli uomini e alle donne di tutto il mondo, con semplicità, la buona notizia di Dio, che si fa uomo per noi, perché ci vuole bene. Accattivante e facilmente navigabile da qualsiasi dispositivo, il sito www.museivaticani.va offre nuove o riformulate informazioni, rinnovati e implementati contenuti multimediali e molteplici sezioni di approfondimento. L'home page è una soglia con forte impatto negoziale per il fruitore. Cioè, io lì devo iniziare a negoziare che cosa? Il mio tempo, la mia curiosità ed eventualmente il mio investimento rispetto a un'esperienza che non ho ancora fatto. E quindi quell'esperienza mi deve venire incontro come fascinosa, pertinente e possibile. È dimostrato che la visita di un museo attraverso il suo sito Vaticano non sostituisce l'esperienza di visita, anzi la arricchisce, la motiva, ne stimola l'approfondimento e addirittura costituisce un posto, cioè c'è un legame del prima, durante e dopo che bisogna curare, che bisogna costruire, sicuramente bisogna vezzeggiare, perché comunque il visitatore ha necessità di sentirsi parte di questa esperienza e sentirsi partecipe di una realtà come quella vaticana, che comunque richiede, per essere fruita, di anche un coinvolgimento emozionale del visitatore. L'esperienza di visita è un'esperienza fisica, un'esperienza intellettuale, ma un'esperienza emotiva. L'emotività apre alla conoscenza. Come vedete, è un progetto condiviso e a più voci, nel quale, come è stato ricordato, mi sono inserita 6 mesi fa, quando sono arrivata ai musei come vice direttore, e quindi in una fase molto avanzata del lavoro. I miei 20 anni di Biblioteca Vaticana mi hanno sensibilizzato verso una realtà digitale, soprattutto nel ruolo centrale che un sito e un catalogo ben strutturato possono avere alla conoscenza delle collezioni, ma soprattutto all'attività di ricerca e di didattica che istituzioni culturali come le nostre vaticane devono svolgere.